Audace Cerignola 4, Sorrento 2, ne è venuta fuori una bella prestazione da parte dei gialloblu, soprattutto in avvio partenza davvero sprint, chi se lo sarebbe mai aspettato di una partenza così veemente da parte dell'Audace? Sì, hai detto bene, anche se i primi 5 minuti mi ha dato l'impressione che le due squadre cercavano di conoscersi un pochettino, dopo che abbiamo trovato il gol io credo nei primi 45 minuti poi non c'è stata partita perché ha fatto una partita io credo esemplare sotto tutti i punti, sia in fase difensiva sia in fase offensiva, infatti l'abbiamo chiuso con il 4-0. Dopo invece il secondo tempo dove purtroppo dobbiamo dire che siamo una squadra e non siamo bravi a gestire, o riusciamo a giocare sempre a mille perché noi non abbiamo la gestione del risultato, noi siamo una squadra che deve sempre giocare e oggi l'abbiamo dimostrato, anche se vogliamo dare dei meriti al Sorrento perché il secondo tempo io credo che una squadra che scende in campo sotto di 4 gol e scende e incomincia a giocare vuol dire che stava con lo spirito diverso del primo tempo, se non rischiava più niente diciamo sotto l'aspetto del risultato, tanto 4-0, 5-0 non cambiava nulla e ci ha messo in difficoltà, però questi ragazzi sono stati bravi a portare a termine la partita e abbiamo fatto nostra la gara. Giusto dare merito al Sorrento che è venuto a Cerignola a giocare a calcio, lo abbiamo detto anche nei giorni passati, di questa vera sorpresa di questo campionato di Serie D, Girone H, Bitonto e Sorrento, una squadra sempre più di Serie D, sempre più catapultata nella categoria, questo è l'aspetto che emerge in particolare dagli ultimi due incontri? Ma no, io credo che questi ragazzi, io parlo da quando siamo noi col Vincenzo, è vero che queste due gare fanno fare il salto di qualità perché ti portano a sperare ancora in qualcosa, quando siamo arrivati non era così perché la classifica purtroppo era povera, però questi ragazzi da quando siamo arrivati adesso non gli possiamo dire nulla, hanno fatto sempre i giocatori di qualità quando c'era bisogno e poi sono stati bravi pure quando ci stava da mettere diciamo un po' di sofferenza in campo e l'hanno tipo oggi il secondo tempo i ragazzi sono stati bravi poi a portarla a termine. Una domenica favorevole anche in virtù degli altri risultati in testa, meno 5 dal Bitonto, meno 2 dal Foggia. Sì, una cosa che noi non dobbiamo fare l'errore adesso è quello che stiamo a 5 punti e andiamo a affrontare squadre dove hanno bisogno di punti per salvarsi. Io credo che quelle sono le peggiori, perché il giorno di ritorno non dimentichiamoci che tutti faranno la partita della vita perché non ci sono possibilità di altre partite. Perciò io credo che queste 10 partite, 9 partite che mancano, sia noi che quelle che stanno puntando a vincere il campionato, non devono pensare che quando affrontano il Gelby sono le altre, sia facile perché non è così. Ecco, prossima sfida, quella in trasferta, Vallo della Liguria contro la Gelbison, un avversario ostico, lo diceva, sono tutti ostici gli avversari adesso perché ognuno deve percorrere, insomma, deve perseguire il proprio obiettivo stagionale. Sì, sappiamo bene che quelle squadre che lottano per salvarsi non hanno forse la qualità che hanno le squadre che stanno su, ma hanno la cattiveria, la determinazione per fare i punti. E nel calcio sappiamo benissimo che non sempre vince la squadra più forte, ma la squadra che ci mette più cattiveria in campo. Perciò dobbiamo stare attenti da oggi in poi quando affrontiamo queste partite, dobbiamo essere bravi. Seconda panchina fortunata per lei, mister? Non era la prima volta che scendeva in panchina? No, quando siamo arrivati col Francavilla, infatti il mister era squalificato, adesso squalificato, ha portato bene, ma il merito non è di Suppa, ma il merito è dei ragazzi per quelle che danno in campo, sinceramente. E il lavoro è il segreto di questo Audace? Il lavoro sì, settimanale? Questa squadra arriva il martedì e si mette a disposizione il mister e la domenica dà la dimostrazione, quando scende in campo fa delle prestazioni ottime, oltre a star bene fisicamente, che è la cosa importante.